stiamo lavorando ad una cospicua manovra che riguarda la ripresa economica, quindi che riguarda il sostegno alle attività economiche, ai professionisti e anche ovviamente alle famiglie, consapevoli che abbiamo bisogno di agire velocemente prima che la crisi venga fuori con tutta la sua pesantezza, e quindi la velocità diventa assolutamente strategica. Nel contempo abbiamo anche la consapevolezza che se riusciamo a sostenere le attività economiche avremo bisogno di meno risorse per sostenere le famiglie che andranno in difficoltà a causa della perdita del posto di lavoro. E quindi la richiesta che ho fatto con un'interrogazione che ho presentato al Consiglio regionale è quella di inserire una cospicua somma per il sostegno degli affitti per le famiglie che sono in difficoltà e che fanno fatica a pagare gli affitti stessi. È una somma che andrà a supporto di quelle che già hanno i comuni, perché i comuni già hanno risorse che arrivano dal governo nazionale a sostegno delle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione. È ovvio che noi in tutto questo, parallelamente, quindi anche in modo complementare al lavoro che sta facendo il governo, vogliamo inserire delle risorse importanti per dare una mano alle famiglie, perché tutti debbano essere nelle condizioni di essere alla pari e nessuno si senta solo o che si senta ultimo. Quindi l'obiettivo della mia interrogazione è che nella cospicua manovra che faremo nelle prossime settimane una parte importante sia destinata anche a questo. Poi ci sono tanti altri temi. Nei giorni scorsi abbiamo approvato anche il piano della cultura, che prevede un fondo che di partenza è già 500.000 euro, ma saranno molte di più le risorse con la manovra per dare una mano a tutto il sistema, per esempio della cultura, a partire da quei lavoratori che non hanno la cassa integrazione, non hanno il supporto degli ammortizzatori sociali e che non hanno entrate. E quindi anche il mondo della cultura in qualche modo in questo momento viene monitorato, come quello del turismo, come quello del produttivo. Quindi è una manovra complessiva. Quello degli affitti è un pezzo che dovrà riguardare questo obiettivo, e questa è la mia richiesta che faccio alla Giunta regionale, con l'impegno, credo, di tutto il Consiglio regionale delle Marche.